Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Ho ricevuto qualche tempo fa, non più di 2 settimane fa, un messaggio, un direct message su uno dei miei social in cui Giuseppe Di Pierro mi dice: ciao Francesco, io sono di Monopoli, che tra parentesi è vicino Bari, sono un imprenditore di 18 anni, ho una mia azienda, lavoro nel campo delle telecomunicazioni e ho un aggregatore di connessioni wifi. Per caso ti piacerebbe testare uno dei nostri prodotti? Al che io penso: a 18 anni è un imprenditore nel campo delle telecomunicazioni, è pugliese, e ho detto vengo io a prendermelo, così avrai la possibilità di spiegarmelo meglio questo prodotto e di parlare un pochettino meglio della tua attività. Ragazzi, secondo voi sono andato? Ho pensato quindi di realizzare una intervista a questo giovane imprenditore e questa intervista ve la propongo quasi integralmente all'interno di questo video. Ok ragazzi, eccoci qua con Giuseppe, lui è il... che posizione occupa in azienda? Dovrei essere il CTO, faccio un po' tutto in realtà. Il CTO, Centro Traumatologico Ortopedico, esatto. No, in realtà il CTO, spiega un pochettino. Allora, sono praticamente il direttore tecnico di AVAT, ciò che faccio letteralmente è gestire tutto il lato tecnico, dall'assistenza tecnica allo sviluppo, alla produzione, eccetera, eccetera, utilizzare la configurazione. Una cosa molto easy. Molto easy. Allora, spiegami un attimino, abbiamo capito di che cosa ti occupi, vediamo un attimino qual è il prodotto che tu vuoi far conoscere alla gente. Allora, AVAT non è nient'altro che un dispositivo plug and play, quindi letteralmente ti arriva a casa, ci colleghi le connessioni e li aggreghi, nulla di più. Come ho detto prima, un prodotto che aggrega connessioni. Cioè vuol dire che voi da più connessioni ne tirate fuori solamente una. Esattamente, allora... Ma tutte dello stesso tipo queste connessioni? No, le connessioni possono essere anche diverse, quindi una 4G, una VDSL, un FTTH o quel che sia. Il concetto principale è che quello che andiamo a fare non è un semplice load balancing come quello che fanno gli apparati tipo, no, non so se possono dire le marche. Sì, certo. Ok, tipo i TP-Link per esempio, no? Che si trovano su Amazon a 50 euro. E quello che si va a fare letteralmente tramite tunnel VPN, quindi su ogni connessione viene fatto salire su un tunnel VPN che si connette al nostro cloud e viene fatta la disaggregazione e l'aggregazione dei pacchetti. Questo ti permette di avere un'aggregazione reale della connettività, quindi se scarichi un file ti andrà realmente all'aggregato delle connessioni, la somma delle connessioni, e in più ti fa uscire con il nostro indirizzo IP pubblico. Noi per ogni AVAT box diamo un IP pubblico statico e dedicato per ogni cliente, quindi ci può annattare quel che vuole, un web server, dei suoi servizi, Plex per esempio, quel che sia. Ho capito, parlavi del box, di un AVAT box? Esattamente, allora, noi abbiamo iniziato davvero all'inizio con questo qui che è un Raspberry. Lo fai vedere là vicino un attimino? Wow, meraviglioso, questo è il case del Raspberry, lo riconoscerete sicuramente dalla dotazione delle porte, è lui. Sì, è un Raspberry, è poco performante, quindi arrivava ad aggregare un 70-80 megabit, poi iniziava ad arrancare. Siamo passati a questo qui che appunto era un normalissimo mini PC comprato su Amazon anche a poco relativamente, e performava abbastanza bene. Da questo poi abbiamo sviluppato un pochettino quella che era l'idea commerciale della cosa, abbiamo buttato giù un po' di dati, c'era la fattibilità e abbiamo iniziato a costruire quello che oggi è realmente l'AVAT Box, che è appunto un dispositivo così, cioè un dispositivo demo, quindi ancora con tutti i label sopra. E ci dai qualche specifica? Sì, allora questo qui ha 4 core, 2 giga di RAM e aggrega fino a 150 megabit al secondo, quindi con 3 connessioni, quindi puoi aggregare 3 connessioni più le USB, quindi se hai un modemino USB o se hai la chiavetta USB l'attacchi dentro, la prende e aggrega anche quella. Quindi una cosa che non è stato detto prima, aggrega anche gli accessi mobili oltre a quelli. Aggrega gli accessi mobili ed è una cosa molto interessante, perché abbiamo avuto molti casi in cui magari c'erano aziende dove
aggregavano due connessioni TIM, per esempio, cadeva giù la cabina per un guasto e si trovava tutta l'azienda senza internet, magari con il server interno col gestionale nattato sull'IP pubblico, i commerciali da fuori non potevano più lavorare. Si arrivava in un momento in cui attaccavano col cavetto USB il cellulare, accendevano l'hotspot e tutto tornava su, anche i servizi inattati, quindi il gestionale tornava su e i commerciali continuavano a lavorare tranquillamente da fuori. Io trovo questa idea meravigliosa perché non soltanto questo box ti permette di avere forme di backup, però secondo me ti consente anche di essere innanzitutto sganciato da un operatore, sì. Di non avere un unico contratto, ma immagino che se ne possano avere più differenti con vari operatori. Sì. Certo, anzi è meglio perché dovesse caderne uno hai la tranquillità che sfiga vuole, l'altro più o meno dovrebbe rimanere online. Non bisognerebbe adeguare così la propria infrastruttura a una nuova connettività. E comunque anche a livello penso di costi possa essere più semplice gestire, in questo caso abbiamo detto 150 megabit, corretto? 150 megabit, ok, possa essere più profittevole avere 5 connessioni da 30 mega piuttosto che una da 150. Esatto. Ok, anche per l'FTTH immagino che simile. Noi ci siamo trovati nella stessa situazione qui nel nostro ufficio, dove appunto avevamo una 100-100 simmetrica che costava un bel po' di mestre e per motivi comunque interni avevamo altre 5 connessioni infostrada da 30 mega ferme a non far nulla, che servivano sia come backup sia come intestazioni di numeri eccetera eccetera. Quindi abbiamo pensato, perché non proviamo direttamente in ufficio, e effettivamente abbiamo disdetto la 100-100 e ora navighiamo solo sull'aggregato delle 5 infostrada. Addirittura. Sì, se vuoi ti faccio vedere una dimostrazione. Ma avete qualcosa di differente oltre a questo? Sì, perché sì, abbiamo detto che in questo va fino a. In questo caso, visto che appunto quello piccolino aggrega fino a solo 3 connettività Ethernet, abbiamo il Box Pro. Ora non so se riesci a farlo vedere. Vediamo un attimino, ci proviamo perché è anche un po' pesantuccio. Ragazzi, pesantuccio perché questa roba è alluminio, che cosa? È ghisa, è già pesante e dà un bel senso di robustezza. Tra l'altro l'alluminio penso che sia utile più che altro anche per la dissipazione del calore. Infatti sotto c'è proprio un design proprio creato per dissipare il calore, anche se non ne crea tantissimo. Ok, però questo quel qui poco. Ne crea un po' di più, ha due ventoline dietro, è il modello demo, quindi ancora il vecchio logo, ancora due ventole, quello nuovo ne avrà 3 di ventole, sarà un po' più performante anche di questo qui. Questo aggrega 5 connessioni Ethernet, sì, è fino a 1 gigabit invece, quindi non più fino a 150 mega, ma fino a 1 gigabit. Giuseppe, dimmi una cosa, perché un'azienda dovrebbe rivolgersi ad AVAT piuttosto che a Cisco? Allora, il nostro target sono appunto le PMI, ok? Quindi ci interessa, aggredire quel target che non ha a disposizione il capitale necessario per poter mettere su un'infrastruttura con apparati Cisco, con apparati Juniper, che comunque richiedono tutto ciò che è a progetto, quindi un ingegnere dedicato alla cosa, tempi lunghi, costi soprattutto molto 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 più onerosi, sì. Immagino il nostro obiettivo era anche quello, oltre che risolvere tutte quelle situazioni in cui c'è del digital divide in Italia, quindi ad esempio l'azienda in montagna dove hai solamente un WISP che ti dà 20 mega e Telecom che ti dà 20 mega, metti insieme in 40 mega, non sei proprio fuori dal mondo comunque con 40 mega. E soprattutto no, per aziende che non possono permettersi di pagare decine di migliaia d'euro per una soluzione del genere. Mi stai facendo venire in mente tutte quante quelle persone che sono costrette ad andare ancora con una vecchia 7 megabit. Sì. Loro potrebbero tranquillamente aggregare questa connettività a una connessione mobile, scegliendola magari proprio piacimento, e quindi per dirti, ti dico una chicca, si annulla il digital, oppure tutte quante quelle persone
che hanno delle connettività in UL, quindi tutta quanta in rame, che non vogliono passare al VoIP perché non possono passare al VoIP, però hanno bisogno di più velocità. In questo caso potrebbero avere due DN geografici, cioè due numeri di telefono geografici, e una connettività, in questo caso fino a 40 megabit, praticamente sì. Una fibra UL diventa, è sì, un qualcosa di meraviglioso. Per dirti, abbiamo attivato qualche giorno fa in una misericordia in Toscana, quindi praticamente il volontariato del sì. 118, e a loro gli hanno 220 mega più una connessione 4G. Prima era impossibile navigare, ora vanno a 70-80 megabit. Sai cosa mi sta facendo sorridere? DSL. Sai cosa mi sta facendo sorridere? Che questa cosa noi non ce l'avevamo detta, no, ci siamo no. arrivati insieme. Se vuoi ti faccio vedere una piccola dimostrazione. Sì, io sono interessato a vedere innanzitutto se questo back-end, nel senso che avete la possibilità di aggregare 5 connettività, riesce sì. a farcele vedere tutte e 5? Allora, ecco qui, magari se riesci a girare. Queste sono appunto le 5 connettività che aggreghiamo in ufficio, quindi sono 5 30/3, che in realtà va un po' di più in upload, che abbiamo in ufficio, togliendo, quindi abbiamo fatto il recesso della 100-100 simmetrica. Ok, quindi queste sono le 3 a 30 sì, megabit. Queste sono, no, queste sono 5, 5 a 30 megabit, megabit da infostrada, una di più. Quindi se... Opla, è arrivata pure una mail. Se facciamo uno speed test, appunto non usciamo con infostrada, ma usciamo con il nostro autonomous system, quindi in questo caso è server SSL, perché sono le vecchie demo che abbiamo, okay. quindi erano le vecchie demo, ma abbiamo necessità di mantenere questo indirizzo IP statico. Se facciamo uno speed test, vediamo qui direttamente, non so se si vede, l'utilizzo delle singole connettività. E qui okay. ovviamente il grafico che quindi schizzi. Ognuna sta partecipando al raggiungimento dei quasi 150 megabit. Esattamente. In download, in app ogni singola connessione in app quanto? Ogni singola connessione dovrebbe andare a 3, in realtà non so per quale motivo va un po' di più di vabbè di non 3 ci lamentiamo sì, no, a noi non fa schifo diciamo non glielo facciamo sapere di sì. infostrada che comunque siamo molto più veloci, va un pochino di più, ma sono alcune, perché alcune hanno un certo tipo di contratto, alcune hanno un altro tipo di contratto, però principalmente sono tutte 30 mega. Ragazzi, noto anche un ping di 26 millisecondi sì, 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 che sì. è un qualcosa di buono se consideri che sì. qua ci sono 5 connessioni sì. che in VPN vanno a Milano e vanno poi ritornano. Poi ritornano. Nulla, appunto, questo qui è l'aggregato, quindi 146 mega, non rifarlo, non ci costa nulla. E il ping ovviamente è sempre molto molto basso. E questo è quello che principalmente fa AVAT. Se una di queste connettività dovesse in questo momento staccarsi, ok, ne rimangono altre 4. Ne rimangono altre 4 che prendono tutto il carico in maniera... possiamo dire come se fosse un hot plug, un hot sì. plug, quindi non noti disconnessioni, non noti nulla. Se sei appunto in una chiamata Skype per esempio e ti stacca una connessione, la chiamata modo. Rimane online. Certo. Ok, perfetto. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuto assistere alla chiacchierata con Giuseppe. Nei prossimi giorni penso che testerò questo prodotto che Giuseppe gentilmente mi ha lasciato, in modo tale che possa farvi vedere un pochettino meglio tutte quante le sue peculiarità. In questo momento io come target di riferimento individuo sia persone che in casa hanno determinate necessità di non restare mai all'asciutto con internet, sia le piccole imprese, ma neanche le medie, cioè le medie sì sicuramente, ma le piccole imprese che ormai hanno tutte quante la possibilità di poter godere sia di una connettività fissa e quindi cablata, sia di una SIM che ormai praticamente regalano gigabyte come se non ci fosse un domani. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, come al solito mettetemi un like, io qua vi faccio comparire due video che spero che possano piacervi e al centro la possibilità di iscrivervi al mio canale. Da Francesco Renzo è tutto. Ciao, alla prossima!